Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto in pieno centro, precisamente in via Principe Amedeo, angolo via Pupino, e siamo dinanzi ad un negozio, un'attività commerciale, quella che era un'attività commerciale storica appunto, che era di, apparteneva a Mirabile. Ora vedete, è tutto chiuso, dà veramente una immagine di tristezza, un'immagine di sofferenza vedere il nostro commercio ridotto in questo stato. All'amministrazione comunale bisognerebbe dire tanto, bisognerebbe dire innanzitutto che quando un immobile, quando un'area si trova in stato di decozione, dovrebbe intervenire rapidamente affinché venga conferito, venga restituito un minimo di decoro e di dignità, decoro urbano e di dignità a quell'immobile in stato di fatiscenza. Ma il discorso è molto ma molto più ampio. Qui per il commercio, caro sindaco, caro assessore al ramo Jonathan Scasciamacchia, voi avete fatto praticamente nulla, non avete... Avete fatto pochissimo, quasi nulla. Io vedo Jonathan Scasciamacchia, l'assessore, che gira di qui e di lì, è un gran presenzialista, incontra i commercianti, ma rispetto alle istanze della Confcommercio, cosa lei ha fatto, Jonathan Scasciamacchia? Praticamente nulla. Il commercio non potrà mai crescere quando una città non offre nulla, quando è diventata un deserto, ed è un deserto per causa della fallimentare gestione Stefano. È ovvio che in uno stato di decozione, di deserto, i negozi chiudono, un giorno sì e l'altro pure. Questa è la triste realtà, non ci sono altre spiegazioni. Il turismo non esiste proprio, non esiste affatto, e quindi chiaramente i negozi chiudono e noi assistiamo al cimitero dei negozi. Che tristezza, che tristezza, che tristezza. Sindaco Stefano, Jonathan Scasciamacchia, assessore alle attività produttive, dimettetevi, fateci questo bel regalo.